Un ottimo notaresco impatta 0-0 contro la capolista Fossombrone al termine di una gara giocata su buoni livelli, soprattutto nella ripresa, ma con poche occasioni da rete, tutte di marca rosso-blu. Ma procediamo con ordine. Entrambe le formazioni arrivano all'impegno con grande entusiasmo. Gli abruzzesi forti dei 4 risultati utili consecutivi, mentre i marchigiani sono ancora imbattuti e condividono la vetta con Chieti e San Benedettese. Mister Bruno rinuncia inizialmente a Marrancone, Ranieri e Bonfiglio. In avanti a supporto di Belloni ci sono Saccomagni e gli inserimenti di Scipioni contornati dalle sgroppate di Forcini e Zugaro sulle fasce. Fucili risponde con il tridente dinamico composto da Fagotti e Capitan Pagliari a sostegno di Casolla. Dalla panchina Germinale, fischietto affidato a Matina di Palermo. Nella prima parte di gara le due squadre sono abbottonate, cercando di concedere il meno possibile agli avversari, e così le occasioni da rete latitano. Al 23esimo Pagliari prova a suonare la carica con un tentativo dal limite dell'area che si spegne oltre la traversa. Dall'altra parte risponde Forcini con una bella azione personale dopo un recupero sulla tre quarti, ma la sfera termina lontana dallo specchio. Fino all'intervallo non accade più nulla e le immagini di Manuel Centurame ci portano direttamente alla ripresa. Un paio di sostituzioni in avvio per un notaresco decisamente più pimpante. Tringali per Daloia e Ranieri per Belloni. Proprio il classe 1998 è pericoloso in avvio per ben due volte. Prima surta l'imbucata precisa di Scipioni, inganna il marcatore con una finta e calcia potente verso la porta. Il pallone sfiora la traversa. Tre minuti più tardi, dopo un'azione insistita dei rossoblu, si coordina e batte di prima intenzione. Il fendente trova la sporcatura di una deviazione. Sugli sviluppi del corner Ferri non trova l'angolino. Al 27esimo, sempre su un corner dalla destra, Ranieri calcia a botta sicura, trovando l'opposizione di un difensore ospite. Le proteste rosso-blu per un presunto fallo di mano sono vibranti, sia in panchina che sugli spalti, ma per il signor Matina non c'è nulla e lascia proseguire. Fatta eccezione per una conclusione debole di Zugaro prima del triplice fischio, non accade più nulla. Al Savini, notaresco Fossombrone termina a reti bianche, quinto risultato utile consecutivo per il notaresco. I marchigiani invece lasciano la vetta. Un buon risultato alla vigilia, ma per quello che si è visto in campo forse potevate meritare anche qualcosa in più. Ma abbiamo fatto secondo me un'ottima gara al cospetto di una squadra molto organizzata e adesso capisco perché è in vetta alla classifica, perché gioco un calcio compatto, ti aggrediscono sempre in maniera costante e quindi con intensità mettono in pensiero a tante squadre. Noi abbiamo fatto secondo me un'ottima gara, abbiamo rischiato secondo me zero, non abbiamo neanche subito un gol, in alcune circostanze poteva fargli più male, però sono contento della prestazione dei ragazzi e quindi adesso ci riposiamo perché mercoledì ci aspetta una battaglia. Ho avuto la sensazione di un primo tempo in cui avete cercato di concedere il meno possibile, ci siete riusciti abbastanza bene, poi nel secondo tempo invece avete provato anche a vincerle così. Sì, abbiamo provato a vincere anche con alcuni cambi, con alcune decisioni, però siamo stati sempre equilibrati senza mai rischiare nulla. Questa è una cosa che mi fa molto piacere, i ragazzi ci credono su questo lavoro, su questa cosa, e adesso ripeto, adesso riposiamoci perché mercoledì ci aspetta una giornata molto difficile. Arancone e Bonfiglio hanno lamentato in settimana la febbre, solo ieri si sono aggregati al gruppo e quindi per farli riposare un pochino, quindi avevano una brutta influenza e quindi non erano al meglio, quindi abbiamo preparato la partita in un'altra maniera, ma i ragazzi hanno dato grande disponibilità, hanno fatto bene e quindi adesso questo mi fa ben sperare per il futuro. Ma sembrava rigore, però io adesso non voglio commentare il rigore, se l'arbitro non l'ha dato evidentemente non c'era, quindi non ci appelliamo a queste cose. Sono contento della prestazione, sono contento che i ragazzi danno sempre il massimo e adesso guardiamo sempre il futuro con grande fiducia e consapevolezza dei nostri mezzi. Noi siamo giovani e l'ambizione ce la dobbiamo sempre coltivare dentro. Sarà una partita tosta, complicata, non so che cosa ha fatto oggi il Riccioli, ma credo che abbia vinto, quindi significa che comunque ha fatto una buona gara. Adesso la analizziamo e vediamo come fare la nostra partita in un campo molto difficile. È un punto positivo perché il nostro obiettivo era fare risultato fuori casa, chiaramente siamo partiti per provare a vincere la partita, poi la partita come sapevamo si è dimostrata difficile contro una squadra molto organizzata che fa del gioco l'arma principale, quindi siamo stati bravi a limitarli, è stata una partita quasi a scacchi, quindi molto combattuta a centrocampo, magari il primo tempo meglio loro, alla fine siamo venuti più fuori e noi anche nel secondo tempo, però adesso grandissime occasioni, tranne
qualcuna per il notaresco e qualche nostra, anche una nel primo tempo, un po' nel secondo. Adesso è stata una partita, ecco, diciamo, da questo punto di vista, che ha offerto poco, però giocata bene da entrambe le squadre, perché eravamo entrambe attente a limitare gli avversari e cercare di sfruttare. Quindi sono molto contento della prestazione, perché abbiamo fatto le cose che ci eravamo detti e sulle quali avevamo lavorato. In conseguenza, per noi è un punto importante, allunghiamo la striscia, e anche perché in vista di questo trittico che ci aspetta, insomma, era importante oggi partire con un risultato positivo. Ma come dico sempre anche ai ragazzi, le partite le prepariamo per andare a vincerle, per giocare nella loro metà campo e per far gol, poi ci sono gli avversari e quindi di conseguenza delle volte ci riusciamo, altre meno. Oggi facevamo fatica in alcuni momenti, siamo riusciti ad andarli a prendere alti e siamo stati bravi a limitare, altri momenti per scelta cercavamo di aspettarli, proprio perché se sbagli un'uscita poi rischi di andare a crearti delle difficoltà. Quindi da quel punto di vista siamo stati bravi e intelligenti a capire questo, e ecco, quello che ci è mancato, qualche ripartenza in più con più convinzione. Però ripeto, come ho detto sempre, stiamo spingendo forte dall'inizio del campionato, quindi anche a livello fisico oggi qualcosina abbiamo pagato, ma ci sta. Abbiamo cercato anche di ruotare i ragazzi in vista di queste tre partite, e quindi io sono contento della prestazione. Dobbiamo solo andare avanti così, sapendo che ci saranno delle difficoltà, e ogni domenica è storia a sé. Oggi abbiamo giocato contro una squadra che aveva determinate caratteristiche, ci siamo anche adattati in alcuni momenti, ma ci sta. Ma adesso avevamo Casolla, che anche lui stava rientrando da un infortunio, di conseguenza ecco, ha giocato anche più di quello che avevo in mente. Pagliari, anche lui sta tirando la cinghia da tanto tempo, e abbiamo cambiato anche l'under Fagotti, che ha bisogno di minutaggio, però si sono sacrificati molto ed è quello che dovevano fare. Alla fine abbiamo poi avuto la possibilità di cambiarli tutti e tre, di conseguenza positivo. L'atteggiamento è la cosa principale sulla quale non possiamo sbagliare noi, inutile girarci attorno. Di conseguenza, quando quello c'è, poi si può vincere, si può perdere, ma il campionato è lungo e quindi da quel punto di vista non dobbiamo sbagliare prestazioni. Dobbiamo arrivare a 40 punti il prima possibile, quindi vedi te, il prima possibile arrivare a quella soglia, che poi non so se basterà o meno. Questo è l'obiettivo che abbiamo tutti in testa, poi si vedrà. In questo momento non dobbiamo farci attrarre da false illusioni. È chiaro che stare davanti ci dà piacere, ci dà voglia, ripeto, siamo venuti per vincere la partita, però poi le partite vanno lette, e c'era una squadra che aveva la stessa voglia e soprattutto magari in alcuni momenti si trovava anche meglio di noi. Di conseguenza oggi ci sta, e prendiamo questo punto con grande con voglia e con entusiasmo, come dobbiamo fare sempre. La prestazione da parte nostra è stata buona, l'approccio è stato giusto, infatti diciamo c'è un po' di rammarico per questa prestazione, perché abbiamo rischiato poco e nulla. Temevamo molto questa partita, perché erano primi e avevano molti punti forti. Noi abbiamo dato continuità ai nostri risultati e cerchiamo di continuare così, giocandocela ogni partita. Ecco, abbiamo visto che nel primo tempo avete cercato di concedere il meno possibile, poi nel secondo tempo invece anche con i cambi avete provato a mettere in difficoltà la difesa del Fossombrone. Sì, certo, chi sta in panchina è sempre pronto a dare una mano. Abbiamo avuto qualche occasione, forse qualcuna più di loro, però non siamo riusciti a concretizzarla e ci rimbocchiamo le maniche e pensiamo alla prossima. Mercoledì vi aspetta una partita comunque difficile, quinto risultato utile consecutivo vi porta a mercoledì con maggiori sicurezze. Sì, andiamo a giocarcela in serenità, anche se diciamo le facce dei nostri ragazzi oggi non erano molto contenti, perché ci tenevamo a vincere questa partita anche se sapevamo delle loro doti e delle loro forze. Cercare di fare più partite possibili, arrivare, diciamo, prima ci dobbiamo salvare, poi ci dobbiamo togliere delle soddisfazioni, e se ci riusciamo anche andare un peletto sopra. Il mio obiettivo è fare qualche golletto, visto che ancora non sta entrando la palla, ce la sto mettendo tutta ma non va. Anche oggi abbiamo visto quell'incornata uscita di poco, comunque potevi fare forse meglio. Certo, potevo fare sicuramente meglio, purtroppo un periodo che non mi va la palla di testa, ce la sto mettendo tutta, speriamo di riuscire il prima possibile a sbloccarmi.